Buonasera a tutti, si sente, sì. Un saluto e un vivo ringraziamento a Roberta Bellini, Filippo Giovannelli e Alessio Bandini, alle autorità convenute dalla Regione Toscana, dalla città di Firenze, e un ringraziamento a tutti gli enti che ufficialmente hanno dato valore a questo evento patrocinandolo. Il patrocinio riveste di valore aggiunto un evento che farà germogliare semi che arrivano da lontano, semi che rappresentano la volontà di tutti voi convenuti e di tutti coloro che si sono prodigati negli anni, nei decenni, affinché la rievocazione storica arrivasse alla maturità, dalla percezione di un'idea alla volontà di offrire, o meglio, di ritornare all'Italia ciò che l'Italia ci ha consegnato nei millenni. Questo patrimonio immateriale che rende esclusivo il nostro paese deve divenire un patrimonio anche per la nostra immagine nel mondo, per storia e gesta che tutti i nostri antenati ci hanno consegnato, per una fruibilità turistica in chiave culturale, per un edutainment dei valori storici del nostro paese. E ciò avverrà perché crediamo in quello che facciamo, perché in tutti voi che a vario titolo vi adoperate con sacrifici per la rievocazione storica, che si tratti di gruppi consolidati e professionali o di gruppi spontanei, ebbene, in tutti voi aleggia il desiderio di dare un apporto positivo al proprio paese attraverso la rivisitazione delle gesta. Ciò è premiante, sia per chi mette in atto la rievocazione, sia per il pubblico coinvolto. Quindi, cari rievocatori, il ruolo che avete esercitato ha permesso di arrivare a questo particolare momento storico, la convocazione degli Stati Generali della rievocazione storica. Bene, detto questo, vi parlo da sindaco. Sindaco di un piccolo paese posto nel quadrante nord-est della metropoli milanese. Il paese si chiama Aicurzio, un po' di divagazione, un nome romano antico, da Curzius, un centurione che lì aveva posto a difesa il territorio di Vicus Mercate, di Mercate. Si trova a 12 km dal capoluogo Monza, 2 km quadrati e mezzo di superficie, 2100 abitanti. È inserito però dalla provincia di Monza, che ha 850.000 abitanti su 400 km quadrati, ha più o meno la superficie chilometro quadrato per abitanti pari alla città di Roma. E qui siamo in una metropoli. Sono sindaco da 2 anni e l'ambito culturale in cui mi propongo da circa 10 anni, ovvero rievocatore e membro del gruppo storico romano, rappresenta il valore aggiunto notevole che mi ha aiutato nella candidatura, e questo è veramente inusuale. Quindi non già tessere di partito che non posseggo o ambiti politici, ma semplicemente un substrato culturale che mi ha portato a esercitare scrivendo libri, creando trasmissioni, manifestazioni, e quindi la notorietà ha portato in una lista civica ad essere candidato e quindi eletto. Questo è motivo di grande soddisfazione, ma anche di grande impegno. Intanto vorrei partire subito dal logo dei manifesti degli Stati Generali della rievocazione. Il centro del logo ha lo stellone d'Italia. Ebbene, questo manifesto, che riporta al centro lo stellone della Repubblica, è una stella assunta nell'emblema della nostra nazione, sto facendo anche una rievocazione emozionale, nella nostra nazione si perde nella notte lontano di te. Per farla breve, pensate che nel Rinascimento, e prima ancora nel Medioevo, venne ripescata da antichi retaggi che lo ascrivono alla stella di Venus Genitrix, ovvero la stella che Cesare Ottaviano Augusto pose in capo la Gens Julia, e che si riferì subito alle terre italiche. Si chiama Italia da 2050 anni. 20 secoli dopo, la bandiera europea consta a sua volta di 12 stelle. Quindi noi abbiamo questa grande forza, uno stellone che ci segue da 2000 anni. Quindi, quando si osserva questo manifesto, ci confrontiamo con i retaggi
con la germinazione attraverso cui sono nate gesta e tradizioni. Si sente bene, lo spero. Che ci hanno portato, a ridosso degli ultimi due secoli, a valorizzare queste gesta, a prenderne coscienza e in forma diversa, moderna e consapevole di ciò che è stata per tutti noi la storia, a valorizzarla e a renderla fruibile attraverso la rievocazione. I rievocatori rappresentano un ponte che traslerà la storia di un paese dalla fruibilità dei testi scolastici ad una fruibilità di un pubblico sempre più eterogeneo e di abitanti della nostra penisola sempre più articolati con ambiti di provenienza culturale ed etnici di diversa estrazione. Questa vuole essere più una provocazione. La rievocazione darà modo ai nuovi italiani di interagire con la storia d'Italia e sentirsene attratti. Il concetto esposto è breve, ma non è di poco conto. 6 milioni che non sono italiani sono il 10%. Fra 20 anni quanti saranno? E quanto di loro a cultura si manterranno? E cosa servirà per rendere eterogenea una cultura, non vogliamo proprio chiamarla nazionale, ma del nostro paese? Ebbene, il compito e l'investimento che hanno i rievocatori è proprio questo. È molto importante, dobbiamo sentirci investiti di questo. Ebbene, la rievocazione nasce per passione, per volontà di dare corso al lustro del nostro passato. E come tutte le cose che nascono dal basso, finiscono per essere vincenti nel tempo, per essere poste all'attenzione di un pubblico e di enti e istituzioni che si ritrovano a pilotare questi fenomeni, a pilotarli. Ebbene, io grido con forza agli enti, non pilotiamo ma interagiamo, creiamo sinergia. In questo contesto gli Stati Generali di Firenze assumono il compito di dare una svolta alla percezione e al riconoscimento. Lo stato di specializzazione di taluni gruppi è tale che le istituzioni pubbliche hanno trovato un sicuro giovamento e nel tempo manifestazioni spontanee, persino osteggiate, hanno trovato una collocazione riconosciuta a livello nazionale ed europeo. Ora vi parlo della mia esperienza personale. Da manager, per 40 anni ho girato l'Europa e il mio paese soprattutto per attività che hanno a che fare col marketing e le vendite, ma da cultore di storia della Roma classica. Il mio sogno è sempre stato quello di applicare concetti di marketing alla rievocazione nostra, a qualcosa che potesse fare del bene al nostro patrimonio per attrarre turismo e per attrarre infine economia. Mi sono avvicinato al gruppo storico romano 11 anni fa, ne è nata un'empatia e da 10 anni ho l'onore di aprire la manifestazione storica natale di Roma nei panni di mecenate, scrivendo e leggendo oratorie che confrontano i valori del mondo classico con i valori della società liquida contemporanea. Faccio una breve digressione. A Roma ci andavo spesso per motivi di lavoro, questo serve un po' per stemperare. E una tale Chiara, che era la voce del mio navigatore, mi ha fatto sbagliare strada, mi ha buttato sull'Appia Antica. Ho scoperto la situazione del gruppo storico. Ero tanto dedicato alla città che la spiegavo agli stessi romani che questo è stato un amore a prima vista. Da lì a perorare la causa anche presso il Presidente della Repubblica per avere una sede degna per il gruppo storico è stato un tutt'uno arrivare poi a scrivere e leggere, e grazie a loro, queste oratorie che da 10 anni vengono espresse nell'ambito della manifestazione natale di Roma. Scusate, il mondo che vorrei, mi sono perso. Ebbene, il confronto disvela che per molti aspetti la nota di rilievo nel cambio tra la società classica e la società contemporanea sta principalmente nella tecnologia. I valori morali, i valori etici sono perfettamente confrontabili, anzi direi che la maggior parte sono germinati da questo mondo classico mediterraneo. Ebbene, in questa affermazione sta il punto nodale dei valori di una rievocazione storica, riportare alla contemporaneità tradizioni che non sono solo folklore che anzi rappresenta solo la punta dell'iceberg, ma sono parte interagente del tessuto collettivo che ha formato i popoli italici. Faccio un breve esempio pratico di ciò che voglio dire.
Il Natale di Roma è nato per volontà di un'associazione spontanea, Super Partes, che crede nei valori delle nostre tradizioni antiche. Ebbene, da 15 anni questa manifestazione è passata dall'essere osteggiata fino al riconoscimento ufficiale, con medaglia del Presidente della Repubblica e, a fine, la partecipazione, ancorché pilotata, di ufficiali di autorità comunali. La manifestazione, che è importante, ha creato un'attrazione verso i popoli europei nel riconoscersi in una matrice comune di civiltà. Il Natale di Roma ora vede la partecipazione di 50 gruppi provenienti da 10 nazioni europee. Quindi si riconoscono nel Natale di Roma, nel celebrare la data della nascita dell'Urbe, in qualcosa che è comune a tutti i popoli europei, tutti i popoli che hanno a livello museale gruppi culturali che hanno le spalle anche dei grossi budget, ma vedono al fine un riconoscimento comune, e questo diventa molto importante. Ma vediamo nei risvolti pratici. La città di Roma, nei giorni a ridosso della manifestazione, attrae con attività culturali una grande folla di appassionati, italiani e stranieri. Arrivano da Stati Uniti e da Australia per assistere alle performance di questi formidabili gruppi. Ebbene, tutto ciò per il nostro paese diviene un'importante attrattiva che trascina sui fori imperiali da 150 a 250 mila persone che osservano, studiano, si divertono, consumano. Questo dato potremmo moltiplicarlo per tutte le manifestazioni che in Italia si reggono sulla volontà di gruppi che si sobbarcano oneri e generano attenzione, passione ed empatia. Ora vi parlo nuovamente da sindaco. È difficile, molto difficile per un'amministrazione far fronte a costi per manifestazioni culturali che tuttavia sono foriere di un nuovo impianto aggregativo per il nostro paese. Vi faccio un piccolo esempio: nel comune che amministro, il patto di stabilità non ha più permesso di destinare ad attività culturali il giusto apporto. I costi di gestione della macchina comunale, in primis quella sociale, stanno lievitando. Ho dei valori che aumentano di 25% all'anno nei costi sociali. I ritorni dallo Stato, invece, i ritorni delle tasse, sono stati ridotti in 4 anni del 25%. Ora vedete che i due pesi fanno vedere veramente un futuro nero in tutto quello che può essere destinato ad attività culturale. Ciò nonostante, il mio impegno è stato quello di destinare alle associazioni, in cui quello paese ha delle proprie, a delle gestioni di alcune festività e di alcune attività, la stessa cifra uguale per tutti gli anni precedenti. E questo è stato l'impegno in mano. Ma ciò non basta. È con questo che saluto fortemente questo inizio degli Stati Generali, perché da qui deve nascere qualcosa dove i piccoli comuni, almeno quelli sotto i 5.000 abitanti, non ce la fanno proprio a sostenere queste situazioni. E qui nasce questa volontà di aggregarsi a livello nazionale. Capite che non ci sono margini per dare sviluppo necessario ad un abito patrimoniale che si è formato, specie negli ultimi 20 anni, e che rischia, se non diamo una continuità, e ritorniamo di nuovo ai rievocatori, di esaurire la spinta senza il necessario apporto economico che, per usare parole forti, per strategia di difesa del patrimonio immateriale nazionale, altre nazioni tengono in gran conto e finanziano con la precisa strategia di aggregare identità. Ecco, cos'è che ci deve accomunare? Da parte dei rievocatori un'aggregazione e tutti insieme andare verso una direzione. Da parte degli enti e delle autorità vedere come un'opportunità per ricreare, per riformare, per riproporre il sistema nazionale. Abbiamo affermato all'inizio che lo Stadone d'Italia rappresenta il più antico simbolo di un'identità di popoli, e di questo primato dobbiamo farne un emblema per il mantenimento della nostra cultura e delle nostre tradizioni, che in una moderna formula si chiama equità. In tutti i paesi anglosassoni fanno un uso sapiente di questa formula, con fondi statali ben mirati verso i musei, le soprintendenze, verso i gruppi culturali di rievocazione che si adoperano per questa missione. A tutti noi affermo che questa strada deve passare da buoni progetti che i singoli gruppi devono portare con caparbietà, motivando, e questo è molto importante, anche le ragioni economiche che porteranno a successo una determinata area geografica o archeologica, anche grazie alla rievocazione. Quindi portare con dati alla mano ciò che un evento potrà produrre
e ne abbiamo tutte le capacità oggigiorno. Ci poniamo in questa situazione, interagiamo con l'amministrazione e sicuramente ne uscirà qualcosa di positivo. Poniamoci in ascolto, interagiamo con questi gruppi, traiamone senza pregiudizi il valore aggiunto che grazie alla loro esperienza sul campo hanno saputo donare alla comunità. Il sistema paese è un grande serbatoio da cui attingere ed è soprattutto per un turismo culturale futuro. Attinge da 3.000 anni di storia, da 2.000 di gesti italiani, non da 800 o 500 anni. Questa è la nostra forza culturale che dobbiamo vedere anche nell'economia. Se pensiamo alla storia dell'antica Roma, termina più o meno la maturità intorno a 70 generazioni fa e l'inizio è di 120. Un niente nell'ambito generazionale. Intendo per generazione l'apporto dei 25 anni che si dà da una generazione all'altra, l'apporto culturale. Quindi deve divenire un elemento strategico nazionale per la giusta divulgazione dei pregi della penisola in virtù dei ritorni economici che genererà. Il nostro futuro economico come sistema paese passa senz'altro in primis da tradizioni industriali, commerciali, del terziario, che però farà sempre più a gara con il sistema internazionale estremamente fluido, ma passa anche da un settore che non è mai stato sfruttato a sufficienza. Pensate a quanto margine di manovra abbiamo invece nel settore turistico, incrementando da 0,5 a 1 giornata media la permanenza turistica in Italia grazie alle rievocazioni storiche. I turisti l'anno scorso sono aumentati fortemente, ma la permanenza media è di 3,6 giorni in Italia, diminuita quasi con una giornata. Attraverso la valorizzazione che il mondo della rievocazione, in accordo con gli enti preposti e con le agenzie e i tour operator internazionali, possiamo riaggiungere questo e pensate di trasformarlo in economia nazionale. È una provocazione, se vogliamo, ci deve stare tutta nella visione all'aperta. Ebbene, per l'autorità vedere nelle rievocazioni l'investimento sul futuro del nostro paese. In riepilogo ci terrei a esemplificare le principali connotazioni che vorrei uscissero da questo mio intervento. La rievocazione storica è un valore aggiunto nel panorama del moderno turismo identitario. Deve essere riconosciuta con i dati alla mano che mostrano l'incremento economico che genera. La rievocazione rappresenta un grande asset per musei, aree archeologiche, centri storici, apporta incrementi di fatturato commerciale, di immagine locale e nazionale. Le istituzioni, gli apparati museali, il Ministero preposto devono andare nella direzione di approccio, interagire e riconoscere il giusto valore alle associazioni culturali di rievocazione storica, con un sistema economico a caduta che favorisca il mantenimento di questo patrimonio, soprattutto il passaggio generazionale ai giovani. Anche gli educatori non rischiamo di perdere un grande patrimonio che si è formato in 25 anni, persone che ne avevano 30, ora ne hanno 55, capite bene? Anche questo ha tutto un aspetto. La capacità di rinnovamento di una nazione sta anche nel proporre un software rinnovato delle proprie qualità etiche ed estetiche, che sono l'arte. Ebbene, nella rievocazione legata alla storia nazionale, i margini di manovra sono ancora molto elevati. Faccio un piccolo esempio. Villa Adriana Millennium, 30 anni fa, ha progettato una ricostruzione nuova di Villa Adriana, chiamata Millennium perché veniva da me proposta come un parco a tema. Sì, nasceva Euro Disney e io riproponevo qualcosa che aveva l'hardware del nostro passato. L'ho portato prima in mano al Ministero, ho parlato con il Ministro, ho parlato con Confindustria, con Comitato Leonardo, l'ho mandato a Bill Gates, l'ho mandato a tutti quanti. Volevo solo che l'idea fosse copiata. Poteva diventare un apporto notevole con parte di finanziamento pubblico, parte statale e parte con azionariato. Dopo 30 anni ho osservato, ci sono arene negli Stati Uniti, nella stessa Francia arene romane che procurano molto e qui ancora. Sapevo di fare un lavoro con Bishop Pesco, però ancora ci sono margini di manovra per arrivare a questo. Ma prima devono andare d'accordo tutti i rievocatori ed essere propositivi nei confronti delle stesse istituzioni e interagire entrambi. Scusate, queste divagazioni servono a dare un po' di emozionalità.
Un buon dinamismo di interfaccia tra Ministero, Ente Nazionale del Turismo e tour operator internazionali può creare le basi per far divenire queste manifestazioni pacchetti turistici di rilievo. L'incremento economico valutato in termini di budget dagli incrementi di flussi turistici che ne deriveranno dovrà essere messo in conto nella definizione dei valori economici per i fondi da destinare alle associazioni culturali di rimuovere. È una scommessa sui prossimi 20 anni di turismo culturale in Italia. È un'occasione da cogliere per le autorità nazionali e per i rievocatori. Lo stellone ci indica la strada da 2050 anni. Cogliamone l'occasione in questo particolare momento, spazio temporale. Sarà un'occasione di prestigio per dare valore aggiunto all'economia nazionale. E con questo vi mostro, non il testo, non lo leggo, ma il disegno che ho fatto dell'oratoria scritta l'anno scorso. Era dedicata a Cesare Ottaviano Augusto Pater Patria, ci fu il bimillenario 2 anni fa, e qui vediamo dalla galassia formarsi la stella della Venus Genitrix, e quindi lo stellone che diviene nell'arco di Roma col tricolore la stella d'Italia, e da qui la nascita della comunità europea. Abbiamo un insieme molto emozionale ma molto forte che volevo trasmettere a tutti voi, perché viviamo anche di emozioni. Io ringrazio per tutto questo, scusate se mi sono dilungato, spero di aver portato anche qualche provocazione che possa servire. Grazie.